L'amica geniale 2, la storia del vero cognome. Dopo la grande attesa suscitata dal pubblico con la prima stagione dell'Amica Geniale, sugli schermi già dal prossimo anno potrebbe arrivare la seconda stagione della fiction, dal nome L'Amica Geniale 2, storia del nuovo cognome. La fiction, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, nasce dalla coproduzione di HBO, Rai Fiction e Team Vision. Sembrerebbe che la produzione sia pronta alla realizzazione di ben 4 stagioni consecutive, che coprirebbero interamente la quadrilogia della saga di libri scritti da Elena Ferrante. Il regista Saverio Costanzo è riuscito a dare preziosi consigli alle attrici esordienti, che si sono subito immedesimate nel ruolo. Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio hanno interpretato le due amiche da bambine, due piccole attrici esordienti che hanno sbalordito i telespettatori e la critica cinematografica. A vestire il ruolo delle due protagoniste ormai adolescenti, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Entrambe nel set si sono dimostrate delle attrici ricche di talento, tanto da raggiungere anche un clamoroso successo in America. La saga di Elena e Lina non poteva concludersi in una sola stagione, come ampiamente prevedibile dato il successo ottenuto dalla fiction. Ma al momento non esistono fonti sicure che confermano le prossime 3 stagioni, a eccezione della certezza che almeno la seconda stagione della fiction si farà. La notizia è giunta subito dopo la messa in onda della seconda puntata della prima stagione dell'Amica Geniale, dopo l'esordio che ha conquistato l'attenzione di oltre 7 milioni di telespettatori, tanto da spingere il network a rinnovare in modo ufficiale la serie anche per la seconda stagione. L'Amica Geniale, dove eravamo rimasti? La prima stagione dell'Amica Geniale si conclude con le nozze tra Lila e Stefano e con la mancata promessa di Marcello Solara, che si presenta al ricevimento contro la volontà degli sposi. Intanto Elena procede la sua vita investendo sulla sua carriera scolastica. Le due amiche, con le loro scelte di vita, dimostrano tutte le loro differenze. Mentre Elena inizia un percorso di studi che la porterà lontana da Rione in cui è cresciuta, Lila, sentendo di valere meno rispetto all'amica, decide che il matrimonio possa essere l'unica strada per lei, ma dovrà accettare l'idea di continuare a vivere nel rione che l'ha tanto limitata nella vita. L'Amica Geniale 2, trama della storia del nuovo cognome. La seconda stagione dell'Amica Geniale, storia del nuovo cognome, ricalcherà a grandi linee le trame del romanzo di Elena Ferrante. Ma nel secondo capitolo le vicende riprenderanno esattamente dove si erano interrotte nella prima stagione. Il sequel continuerà a seguire le vicende di Elena e Lina, che nonostante le numerose difficoltà della vita, sono sempre unite da un affetto profondo e sincero. Mentre Lila inizia la sua vita coniugale con Stefano, Elena prosegue gli studi, conseguendo prima il diploma di liceo classico e poi laureandosi a Pisa. La fiction seguirà le vite delle ragazze, raccontate dal punto di vista di Elena. Al centro delle vicende, la grande storia dell'amicizia tra Elena e Lina, e da contorno le vite delle due donne, che si intrecciano tra le difficoltà che la vita ci pone. Ma cosa riserverà il destino alle due protagoniste amate dal pubblico nella seconda stagione dell'Amica Geniale?
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.